Stamattina abbiamo deciso di venire a protestare sotto la commissione di garanzia perché qualche giorno fa ci è arrivata una nota da parte del Presidente della commissione di garanzia anticipata con un suo articolo sul Corriere della Sera in cui ci diceva candidamente che era sua intenzione chiedere a tutte le organizzazioni sindacali di non scioperare durante il periodo del semestre della presidenza italiana del semestre europeo e durante l'Expo 2015. Questo significa che tutto ciò che passerà da qui, già è passato, e comunque purtroppo i nostri scioperi che sono stati fatti con la 140 sono anche scioperi che purtroppo hanno un impatto bassissimo perché già ci sono state delle restrizioni, significa che un contratto come gli autoferroviari che ormai è disdetto da circa 6-7 anni, le privatizzazioni, liberalizzazioni che ci saranno, noi siamo a Roma, guardiamo il Salva Roma che è previsto che in 3 anni ci deve essere un risanamento e la possibilità di liberalizzare, quindi privatizzare fondamentalmente, non possiamo dire neanche una parola, neanche più scioperare. Al palazzo dove risiede la commissione di garanzia sul diritto di sciopero per protestare contro tutte le misure che la commissione insieme al governo, insieme a CGIL, CISL, UIL, UGL, Confindustria stanno pensando e stanno attuando contro il diritto di sciopero. La commissione di garanzia degli scioperi è un'agenzia del governo che è nata negli anni 90 sulla spinta delle nostre lotte, delle lotte del movimento dei lavoratori auto-organizzato, il sindacalismo di base nelle ferrovie, nel pubblico impiego, nelle fabbriche per contenere le iniziative di sciopero che erano un formidabile strumento anche di aggregazione, di lotta e di attraverso cui strappavamo e abbiamo strappato numerosissime conquiste e abbiamo difeso la nostra condizione di vita. Siamo qui per ribadire a questi signori che la democrazia e la partecipazione attiva dei lavoratori è uno dei pilastri fondamentali per questa Repubblica. Quindi vogliamo dire che il conflitto non va represso, è un modo di regolare la democrazia proprio per questo Paese. Abbiamo portato attraverso gli scioperi enormi conquiste negli anni nel passato. Oggi dire che non si può più scioperare è come soffocare la democrazia di questo Paese. Si impedisce di scioperare su settori comuni come ad esempio il trasporto pubblico locale e le ferrovie, uno sciopero contro le privatizzazioni, per regalare, come nel caso di molte regioni d'Italia, ai privati lo svolgimento di quei servizi. L'organo di garanzia è quello che dovrebbe controllare appunto la garanzia sugli scioperi, ma soprattutto anche sulla controparte, cioè diciamo, i datori di lavoro che rispettino certe regole. Purtroppo qui l'organo di garanzia ha sempre fatto un discorso unilaterale, più a favore delle controparti che non dei lavoratori. Questo non è che sia un organo di garanzia e come si dice imparziale, questo è un organo di garanzia parziale. Questa commissione è un vero e proprio tribunale speciale, un tribunale speciale che sanziona tutti coloro che scioperano fuori delle regole che ogni giorno vengono modificate, vengono peggiorate. C'è stata un'ulteriore normativa nel 2003 che ha peggiorato ulteriormente. Ogni giorno vengono fatte degli accordi con CGIL, CISL, UIL e UGL che consentono addirittura di stringere ancora di più le maglie del diritto di sciopero. È necessario dare una risposta immediata a queste che sono anche semplici inviti, ma danno sicuramente il quadro di una situazione che volge verso un autoritarismo. Noi non vi diamo nessuna tregua né per l'Expo né per il semestre europeo, anzi sono proprio questi due obiettivi molto, per noi molto importanti da perseguire con le lotte, con gli scioperi.